Let's go! Bentornati, ovetti, su Super Mario 3D World! Nello scorso episodio abbiamo cominciato il mondo stella e abbiamo sbloccato il quinto personaggio del gioco, Rosalinda. E in questo episodio, ovviamente, completeremo il mondo 9 barra stella, quindi cominciamo con il mondo stella 6, esagoni stellari, cosa che ha molto senso visto che gli esagoni hanno 6 lati. Ok, eccoci qua, adesso. Ah, questa host, mamma mia, Mario Galaxy, perché non hanno ancora annunciato Galaxy 3? Allora, non sono l'unica persona al mondo che dice, ah ok, voglio Galaxy 3. Ok? Quindi, perché non lo vogliono annunciare? Lo odiano così tanto Galaxy 3? Ok, posso capire che... Ah, ok, è un gioco nato su... Cos'era? Intanto cambiamo un attimo, ok. Un gioco nato su... Wii? Ok, e... ho fatto bene a cambiare, perché ci serve il boomerang. Ok, adesso... però perché non continuarlo su Switch, ok? Su Wii U non c'è stato. Ed era già un gran peccato, ma perché non metterlo anche su Switch? Dai, seriamente, non sapete quanta gente lo vorrebbe? Sapete quanti bei dindi fareste? Ok, andiamo avanti nel tubo e prendiamo... Oh, ok, attenzione a non cadere, prendiamo anche la ciliegia. Adesso siamo qui, siamo pronti. Qua c'è un altro boomerang, quindi buon per noi. E procediamo con lo sconfiggere Concidelli. Perché mi va. E perché se non sbaglio è necessario per prendere la stella o il timbro, quindi... Ciao ciao Concidello rosso. Ed ecco altri Concidelli che ho sconfitto. Ed ecco qui la stella. Ok, avevo ragione. Allora, detto questo, per questo livello vi consiglio Rosalinda o Peach. Generalmente Peach è buona per la maggior parte dei livelli, solamente in alcuni livelli è particolarmente fastidiosa, e solamente perché bisogna correre, come per il livello dove dovevamo... Italiano? Wow! Dove dovevamo, ok, correre per inseguire il flagpole. Quindi se non saltate, se non sbaglio, esatto, c'è un inganno del Teostra qui, buon per noi. Cerchiamo di stare attenti perché non voglio correre, ma voglio stare attento e non essere colpito da questi cosi. Ok, ok. Ah, la stella, ok, nice, perfetto. Ok, ora. Ah, dannazione, va bene, non importa. Abbiamo ancora un, non è un clone, è un nostro noi stessi. È stranissimo tutto così. Però va bene, come cosa, vero? Là vedo il timbro. Ok. Cosa volete che io faccia, scusate? Ok, non so come, ma ce l'ho fatta. E timbro? Timbro? Oh mio Dio, come ho fatto a non prendere il timbro? E non c'è un checkpoint, eh. Vabbè, non importa, ho preso tutto quanto, quindi devo solamente fare un piccolissimo taglio per prendere il timbro. A quanto pare il mio... Ok, no, verso destra sì. Ok, non so perché, ma non mi andava dritto verso destra. Vabbè, pazienza, usciamo e rifacciamo il livello. Tanto... Ehi, qual è il problema? Non c'è, vero? Ok, vai. Ok. Così, ehi, dovessi mancare il flagpole. Ok, non l'ho mancato. Devo rifare il livello. Livello completato, perfetto. Quindi devo, come ho già detto, rifare il livello perché ho failato. Non è un problema visto che devo solamente prendere il timbro, però... Sì. Però prima abbiamo sbloccato il livello stella 7. Ok, adesso rifacciamo il livello. Ok, non so come ma ha curvato, però ha comunque preso il timbro. Seriamente, perché non va dritto? Ok, adesso va dritto, ma solamente... Oh, c'è un Luigi! L'avete visto il Luigi? L'ho visto anche io per 3 secondi, ma non è un problema perché abbiamo già finito il livello. Ok, come vi ho già detto in passato, esistono dei Luigi 8-bit nascosti nei vari livelli. Non tutti i livelli, se non sbaglio, però vari livelli, e ne abbiamo visto uno. Interessante, vero? Vabbè. In ogni caso, adesso possiamo finalmente andare nel prossimo livello. Sempre Rosalinda, perché no, vai. Faremo Capitan Todd prima dell'ultimo livello. Mondo Stella 7, piccoli grandi cunicoli. Ed eccoci qui, piccoli grandi cunicoli. Ora, cerchiamo di stare attenti, perché piccoli grandi vuol dire probabilmente che...
Ci sarà da qualche parte un brutto e cattivo Goomba? O un Galumba? Oppure qualche altro nemico? Chi lo sa, chi lo sa. Intanto l'importante è stare attenti e sconfiggere questi Goomba. Posso lanciare il boomerang fortunatamente. Ok. Ok, non importa, non importa, non importa. Vi ricordo che Rosalinda può fare così. Perfetto, adesso qual è il power up di oggi? Oh, super fungo. Ok, andiamo. Non posso fare lo spin quando sono così, ma non è un problema. Quindi andiamo avanti, distruggiamo gli alberi. Aspetta. Aha. Ok, andiamo giù. Perfetto. Oh, stella, stella. Stella. Dai. Stella ottenuta, perfetto. Qualche altra cosa c'è oppure no? Ok, c'è qualcosa qui. Oh, una Tanuki Suite. Mi va più che bene, quindi buon per noi. Andiamo avanti. Vai, Rosalinda, scatta in alto. E c'è un Goomba che rimbalza. Ciao, Goomba. Ora, non è che c'è qualcosa qua. Meglio stare attenti. Passaggio segreto. Sembra di no. Perfetto, si va giù. Nel blu, dipinto di... niente. Non ti azzardare. Ah ah, la bellezza di avere il costume Tanuki. Ok, adesso vedo qualcosa qua sopra o sono solo io? No, sono le bolle d'aria di Rosalinda in effetti. Va bene, mi sa che non dobbiamo andare quando c'è quella corrente strana. Oppure ignorarla completamente, c'è qualcosa qua sopra invece? No, però sempre meglio controllare. In questi livelli di solito c'è sempre qualcosa dove c'è la luce. Esatto, stavo proprio per dirlo. Ok, wow-ha! Oh, un altro gigafungo che funziona in acqua. Ok, non me l'aspettavo, va bene. Vai, Rosalinda, distruggi. Distruggi, ok. E si va in alto. Oh, ho fatto bene, direi. C'è la stella, come ci arrivo? Vai, Rosalinda. Ok, l'ho presa, perfetto. Oh, altra luce. E quindi passaggio segreto, perfetto. Vai nel tubo, Rosalinda. Ah, prendi il... i cosi, sì. E qui c'è un altro fungo gigante che probabilmente ci serve. È la meccanica di questo episodio, quindi manco so cosa dirvi. Ok, stiamo attenti. Rosalinda, un po' più veloce magari. Ok, abbiamo il tempo, spero tanto di sì. E sì, mi sa che senza il fungo gigante non è possibile finire questa sfida. Attenzione. Va bene, entriamo nel tubo appena diventiamo piccoli. Ok, e si va. Abbiamo tutto quanto. Tre stelle, il timbro, sto a posto. Quindi, tubo, eccoci. Oh, dei Goomba che dormono. Perfetto. Disturbiamoli. Come ho fatto? Come ho fatto? Un attimo solo, eh. Ok, adesso proviamo ad andare avanti. È un peccato perché non posso sfruttare nessun boost. Volevo provare a saltare sopra i Goomba. Pazienza, pazienza. Livello completato dalla Madama delle Stelle. Ha un nome, se non sbaglio, o meglio un sottotitolo, Rosalinda. Non mi ricordo qual è, però. Vabbè, ora come ora non è un grosso problema, spero. 264 stelle. Ci mancano due livelli. Oh, beh, vi ho già detto che volevo variare un po' con i miei personaggi. Proviamo sempre con Rosalinda, dai. L'abbiamo appena sbloccata, ok? L'avessi sbloccata, non lo so, tempo fa non l'avrei usata. Ma ora come ora. Ok, abbiamo delle chiavi da prendere. Dei frammenti di chiavi da prendere, più che altro. Ok, eccoci qua. Allora, vediamo un po'. Stiamo attenti. Qua c'è un Pau. Abbiamo un bel po' di cose da fare. Quindi attenzione, nice. Alors, vediamo. Vedo... oh, piattaforme. Ok, portami qua in alto. E voilà. Mi sa che mi conviene prendere queste monete, che non sono monete, sono cose di tempo extra. Oh no! Un attimo, perché non posso lanciare il mio boomerang? Mi fai lanciare il mio boomerang? Ok. Ok, perfetto. Ci serviranno questi cosi? Probabilmente sì. Lancio! Aha! Ok, in combo direi, eh. Allora, laggiù vedo Capitan Todd. Serve Capitan Todd a qualcosa oppure... Capitan Todd, arrivo! Eccomi qua! Oh, ok. Va bene, stiamo attenti. Ma prima qua c'è un'altra cosa da attivare, quindi attiviamola. Dammi questa cosa e voilà! Ok, adesso devo arrivare là sopra. E abbiamo del tempo extra qua.
Come ho fatto a fare la... Un attimo, come ho fatto? Ho fatto così? Come ho fatto a fare... Ho fatto una capriola in aria prima e non so neanche io come. Allora, qua c'è qualcosa. Vai, rivelati. Oh, una stella. Ok, quindi devo usare la stella per aiutare il Capitan Todd. Cioè, sicuramente è così. Yeah, yeah. Che poi ha senso che Rosalinda prenda le stelle. Eh? Capitan Todd, dammi qualcosa di buono. Come per esempio una stella, perfetto. Allora, ci mancano due monetine. Entriamo nelle porte e vediamo un po' dove ci portano. Ho visto la monetina. È qui. No, devo fare... Così, e ho fatto bene direi, quindi dammi questo. E suppongo di dover entrare in una delle porte per andare là sopra. Spero non ci sia nient'altro qui, altrimenti problemi. Dove devo andare, scusate? Forse qui c'è un'altra cosa nascosta là, quindi facciamo una cosa. Prima di tutto sconfiggiamo questo Marghibruco, che non si chiama Marghibruco perché è di neve. E dammi un fiore di fuoco. Beh, è un power up extra ed è la prima volta che prendiamo un fiore di fuoco con Rosalinda, quindi buon per noi. Ho sbagliato zona, ok. Dove devo andare? No. Quindi ci deve essere almeno un'altra porta da qualche parte. Sì, è questa probabilmente, perché non ne ho viste altre, credo. Esatto. Preso. Perfetto, abbiamo 214 secondi. Spero di riuscire a fare tutto quanto. Aia, in tempo. Eccoci qua. Oh, la gioia. Va bene, cerchiamo di stare attenti. Adesso vorrei prendere quei secondi perché dovrebbero essere 100. E 100 secondi fanno comodo. Oh, sì che fanno comodo. Ok, adesso andiamo avanti. Vai giù per la cosa di veleno. Oddio, cade. Oddio, cade. No, non cade, non cade, non cade. Ok, perfetto. Allora, stiamo attenti. C'è un checkpoint, c'è un bu e c'è una piattaforma che si abbassa. Ho un po' di paura, devo ammetterlo. Ok, adesso se sto attento. Perché questo passaggio? Bu, bu, non mi darai problemi, bu. E infatti non mi ha dato problemi, perfetto. Ora, attenzione qua. Posso andarci? Sì, ci posso andare. Senza problemi a quanto sembra. Ora, qua cosa c'è? C'è una scatola che ci porta qui. Ok. Ah, ok, quindi sparisce. No, sei serio? Sei serio? Sei serio? Sei serio? Oh mio Dio, perché avevo il fiore di... Un attimo solo, ciao. Qualcosa qua c'è? C'è una stella, mi sa che devo... Perché avevo il fiore di fuoco si è... Un attimo, cosa c'è qua invece? Ah, niente. Perché avevo il fiore di fuoco... Un attimo, il checkpoint dov'è? Sai che ti dico? Ciao, baby. Ok, mi sono buttato giù apposta perché è impossibile. Non posso perdere la stella in quel modo, ok? Non posso assolutamente. Non lo concedo al gioco, in sintesi, ok? Non so neanche parlare. Vabbè, è normale quello. Ora, spin jump, spin jump. Ora, riproviamoci. Devo solamente non toccare la neve quando prendo quello. E ovviamente io lancio, dammi questo coso, ok? Lancio la palla di neve seguita da un coso di fuoco. Ok, adesso spin jump, perfetto. Ciao. Quello era finto. Ciao, ok. Vediamo se devo portarmi questa pallina oppure no. Cioè, sicuramente sì, perché attenzione qua, non ci vedo, eh. Ok, perfetto. Vai. Libera. Ok, oh. Non vi azzardate neanche, bu. Non vi azzardate neanche, bu. Ok. Qualcosa qua c'è? Oh, monete. Buone monete. Abbastanza buone monete. Ok, qua, nient'altro. Sprint! Non ci vedo. Attimo solo. Attimo solo. Non ci casco. Ok. Aspetta un attimo prima di andare là. Qualcosa qua c'è? Sì. Ok. Ho preso anche il timbro. Ok. Che io possa... Oh sì. Ci posso quasi arrivare un po' alla... indovinate un po'. Mario Galaxy. Ok. Ferma. Ferma. Non ci vedo Rosalinda. Ok. Perfetto. Meglio non prendere lo sprint e uscire dal livello. Dai. Ok. Adesso. Siamo quasi arrivati alla fine. Ci sono altre cose fantasmiche là, altre monete, visto che ho perso una vita. Ok, adesso fammi prendere queste. Tanto per prenderle abbiamo tutto il tempo di questo mondo, fortunatamente. Piattaforme nascoste. Salta, Rosalinda. Salta, ok. Carica, carica. Non così carica. Ok, devo correre ma non fare il giro. Che carina Rosalinda che corre così, eh. E vai così, perfetto.
livello completato. E quindi adesso, casa di Todd, mi sa che ci manca solamente quella più il livello finale, quindi faremo prima quella. E ovviamente lo sticker barra timbro è di Rosalinda. In realtà non è uno sticker, è un timbro, lo so, lo so. 267. Ho preso tutto? Mi sembra di sì, vero? Spero. Salvataggio completato, ok, controlliamo. No, è meno. Qua. Sì, ok, ci manca solamente... Ci manca, no, due cose, ok. Allora, prima di tutto, Capitan Todd e la stanza rotante. Eccoci qui nella stanza rotante, che si chiama così perché ovviamente rotea. Vabbè, adesso devo stare attento e non toccare questi cosi qua elettrici. Vai Todd, ok. Ora, riuscissi a muovere leggermente meglio questa cosa, mamma mia. Abbiamo il tempo, eh. Non ci manca quello. Però devo stare attento anche a dove cado, mi sa. Allora, vediamo. C'è quella stella là da prendere, quindi... Direi di prenderla. Sì, ok, adesso si scende. Stella ottenuta. Ora, me ne mancano ancora tre. Una, due e la terza è là sopra. Ok, quindi piano piano dovrei riuscire a fare tutto. Ok, sono vivo. Non posso prendere quella stella però, ma posso andare qua. Quindi activation. E la stanza rotea. Adesso vediamo. C'è una stella là in alto e una nascosta là. Mi sa che devo andare là sopra e basta, vero? Sì. Adesso devo scendere prima qua. Ok. Devo poi scendere del tutto perché altrimenti non posso prendere la stella. Ok. E l'ultima dov'è? Me la sono persa? Spero di no perché altrimenti dolori, ma... ah, eccola là. Ok. Quindi per... Ok. Devo andare qua dietro per poi cadere su quel coso. Perfetto. Ora. Levati. Ok, via. Ok. Va tutto quanto bene. Ok. Perfetto. No, come? Non mi ha colpito. Oh. Va bene, pazienza, pazienza. Changing. Oddio. Oh, ce l'ho fatta. Fine. Mamma. Livello completato. Comunque, l'avete visto, vero? Che prima di diventare giallo mi ha colpito. Questa è una cosa molto brutta, vero gioco? Ma non importa, non importa. Siamo a 272 stelle. Buon per noi. Ah, peccato però. Avessi fatto il livello prima avrei raggiunto 269 stelle e quindi avrei detto nice. Vabbè, pazienza. Adesso siamo 62 stelle sopra. Direi che possiamo fare l'ultimo livello. Che non è una battaglia boss? No, non lo è. Stella 9, cannoni nello spazio. Qui forse vorrei provare a consigliarvi... Beh, userò Rosalinda? Ma forse Luigi è meglio. Andiamo! Let's go! Però almeno fatemi finire in bellezza questo mondo dove ci sono anche degli sfavillotti, quindi con la mamma dovrei riuscire a fare tutto quanto per bene. Oh mio Dio, cannoni! Ok, adesso. Attenzione qua. Attenzione davvero tanto qua. Posso andare qua sopra, perfetto. Oh mio Dio! Ok, cannonball! Burst! Posso fare ancora lo spin, perfetto, questa è una cosa che non sapevo. Si può fare lo spin quando avete la testa di cannone, questa è una cosa buonissima. Forse anche troppo buona, aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Cosa sei tu? Ah, niente, ok, allora andiamo avanti. Fermati, 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 ok. È leggermente incontrollabile questo coso, quindi attenzione. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Flame! Ok, ok, adesso attenzione. Ce l'ho fatta? Sì, ok. Andiamo. Spin jump. Ed c'è il timbro anche, perfetto. Ora, ciao. Andiamo, andiamo, andiamo in fretta. In fretta e furia, in fretta e furia. E ce l'ho fatta, ok. Abbiamo preso il timbro, qua c'è un altro coso che non ci serve per il momento. Ci sono cose da distruggere qua, quindi distruggi. Ho detto distruggi. Distruggi, Rosalinda, non fare spin. Ok, grazie. Ah, forse ho cambiato idea. Non vi consiglio più Rosalinda. Ok, adesso. Tu, via. A me non piace affrontare questi cosi. Sono... non sono spinelle, sono... qualche altra cosa che non è una spinella, ma non importa. Ora, vai qua.
devo adesso... Oh, gioia. Vai. Ah, ecco. Ok, ce l'ho fatta. Però mi sa che posso tornare giù a prendere un power up, perché mi sa che mi serve questo, eh. Ok, dato che so adesso come andare avanti, dovrei riuscire a farcela, spero. Ok. Ora, perfetto, perfetto. Quasi perfetto, ok. Ci riuscirò. Ora, vai. Devo stare fermo, vero? Sì, quasi fermo devo stare. Ah, perfetto. Oh, Nella. No, tu, insomma, ciao. Spara. E spara. Spara. Rosalinda, ok. Stella numero uno, perfetto. Mamma mia. Ok, rimangio quello che vi ho detto. Assolutamente sconsiglio Rosalinda. Non è buona per questo livello, perché farà spin quando non volete che faccia spin. Forse con un po' oh, in effetti, scusate. Ecco qua. Ora non può più fare spin. Forse è una cosa negativa, in effetti. Whoops. Beh, per ora pazienza. Adesso, vai qua. Posso andare qua? Sì, perfetto. Il potere del burst. Vediamo un po' dove devo andare adesso. Allora, mi mancano due stelle. Non voglio essere colpito dai cannoni. Perfetto. Allora, fino ad ora siamo in un punto abbastanza sicuro. Almeno spero. A parte i cannoni, ovviamente, che trollano. Fire! Ok, ehi, qualcosa qua c'è. Perfetto, vai. Laser! E qua c'è una stella. Perfetto, va più che bene. Però vorrei provare anche a prendere quei cosi là sopra, quindi tentar non nuoce. Andiamo qua, vai. Magari sono solamente monete, ma potrebbero essere power up. E sono tecnicamente power up, pazienza. Qua c'è... Oh, tempo! Chi ha tempo non aspetti tempo! Ok, spero di aver fatto bene, perché mi andava di prendere altro tempo. Ok, wow. Reazione a catena. Oh no! Ok, ok. Voglio tenere il power up. Non so fino a quando ci serve, ma so che devo prendere l'ultima stella. Luce, in questo caso, non vuol dire passaggio segreto. Ok. Allora, adesso... Oh, checkpoint. Perfetto. Proprio all'ultima stella, quindi dovessi... Beh, perdere la stella, posso tornare indietro. O meglio, cadere di sotto apposta. Allora, oh, giusto, mi sa che qua devo... Così? Tutto bene? Sì, nice. Quindi adesso l'importante è mettervi bene. Laser? Nice. Oh, oh no, aspetta, aspetta. Qua ho capito. Qua devo stare attento perché... Ok. Ok, ce l'ho fatta? No, 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 no. Ehi! Ok, ce l'ho fatta. Ora devo tornare indietro e riattivare il pulsante. E dovrei stare a posto, credo. Vai con il laser. Troppo, 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 troppo. Vai. Ce l'ho fatta, perfetto. Oh, nice. Guardate le monete. Sono molto divertente. Che ci sta qua sopra? Oh, vita extra. Buono, buonissimo. E splish. Ok, si va, baby. Oh, c'è un altro passaggio. Ok, un attimo solo. Ora. No, via. Ok, 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 ok. Vai, Rosalinda, vai. Ce n'è un altro? Ok, siamo attenti allora. Oh, no, 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 peccato. Lo dico io peccato, perché sono andato troppo avanti. Ah, dovevo colpirlo in diagonale allora. Ok, non è un problema visto che siamo qua. Però adesso abbiamo lo spin. Vabbè, sempre meglio di niente. Ok. Ok, adesso devo solamente riprendere la stella, perfetto. E dovrei stare a posto. Abbiamo perso una vita, ma ne abbiamo guadagnata comunque una, quindi pazienza. Il raggio va molto avanti. Oh mio Dio, ho urlato troppo forse nel microfono, ma molto avanti. Ok, adesso piano. Rosalinda piano. Rosalinda piano. Rosalinda piano. Rosalinda no, Rosalinda sì, ma con Nesquik. Presa, perfetto. Ora non cambiate se non state nel giusto binario, altrimenti problemi. Ok, vai. Mi sa che devo in realtà provare non tanto a colpire prima i blocchi, ma prima i cosi, i tartossi. Perché se colpisco prima i tartossi, mi sa che vanno giù. Esatto, e non ho più problemi. Perfetto, direi. Vai, Rosalinda, attenzione. E... boom. Shakalaka, ok. Adesso. Tu? No. Ok, pazienza. No, fermi, fermi, fermi. Devo stare, mi sa, qua. Capito? Sì, perfetto. Mi sa che ho fatto allora. Se riesco a sopravvivere e a non toccare il coso, ok. Non ci penso neanche a toccare questi cosi. Ho paura, ma li ho presi lo stesso. E buon per noi, perfetto. Salve cicce, come va? Spero tutto bene perché... perché Rasengan. Ok, adesso. No. Ok, come si fa qua? Sono un po' lenti.
Troppo veloce. Ok, sono... Allora, vai. Ora. No, devo... Ok, allora. Devo riuscire a capirci. Come... A capirci? A capire come... No. Adesso. No, troppo. Ok. Voglio riuscirci. Ok? Ce la devo fare. Ok, ne va del mio ego, che già è basso, quindi... No, no, dannazione, ok. Umpa... No, ok. È umpa lumpa. Ok, vabbè, pazienza. Ok, sto allungando il video, chiedo scusa, ok? Giuro che altri due chance e poi vado via. Questa era una, questa era una. Ultima chance e poi vado davvero via perché non ce la faccio, ok? Ora. Sì, perfetto. Livello completato con le fate mezze assonnate, a quanto sembra. Vabbè, in ogni caso, pomft. E quindi... ...275 stelle. Inoltre... Slot machine, che faremo adesso, tanto per... Ma... Ecco qua, hai sbloccato un mondo bonus. Un altro mondo del post-game. Quindi adesso, slot machine molto rapidamente, non mi interessa quello che faccio, e poi andiamo giusto un secondo nel nuovo mondo, ok? Ho cliccato al fiore. Ok. Un attimo solo. Ah, peccato. Ora, ok, 300. Sempre per uno non riesco a finire, ma non importa. Spin jump, spin jump, spin jump. Fine il livello, anche se non è un vero e proprio livello, ma pazienza. Quindi adesso saliamo verso il prossimo mondo. E sì, ho detto saliamo perché stiamo continuando a salire. Già siamo fuori l'atmosfera. Cioè, no, aspetta, siamo sopra il nostro pianeta. Non importa, si va. Ed eccoci qui, nel mondo fungo. Già. Quanti livelli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Oh, mamma mia. Vabbè, ci vediamo. See you next time. Non volevo tornare indietro, baby.